parliamo, questa non è una terra argillosa, che c'è... queste sono ricche di sabbie, di calcare. Quindi, di... ecco, una terra calcarea questa, sì, sabbia calcarea. Sì, infatti, quindi molto, molto, molto drenata, sì, dire. Sì. E profondissimi, terreni profondissimi. Tanto che nell'ultimo espianto abbiamo trovato radici anche a 7-8 metri di profondità. Oh. 7-8 metri, sì, di radice di vigna? Sì. Non è normale. Non è normale, infatti. Per quello che qui la siccità non è un problema. Dall'altra parte di Ripatranzone, per esempio, dove sono i calanchi, c'è questa stratificazione argillosa a 2 metri, 2 metri e mezzo. L'argilla, però io una cosa che ho capito dell'argilla, proprio qui nelle Marche, proprio da un vignaiolo come te, eccetera, è che l'argilla è complessa, è complicata, è complicata, dura, complicata. Ma quando funziona, quando si appiccica, ti dà tutto. C'è un vino che tira fuori dall'argilla, tira fuori qualsiasi sale minerale c'è a disposizione, o no? Beh, diciamo che qui il calcare fa quello che l'argilla fa dall'altra parte. Dici, il calcare comunque tiene. Sì. Cioè, il calcare c'ha... I tuoi vini qui sono vini minerali. Minerali, ecco, esatto. Perché una delle caratteristiche che io amo del vino è il vino minerale. Beh, così, oggi siamo di moda, siamo di gran moda. Quindi mi è andata bene. Perché posso dire che questa spillatina da parete, sì, che non è manco a voi, è una stanza. Cioè, come fosse sono 10 metri. Come fosse un palazzo pieno di... uno potrebbe dire, in teoria, un palazzo pieno di vino. Ma guarda questo passaggio tra le botti, ci sarà. No, infatti, anche... questo l'ha armato mio padre. Cioè, questa cantina è stata costruita da mio padre. Insieme alla... Okay, alla è bellissima cantina. Questa cosa, Non l'ho mai... cioè, non sono mai arrivato a concepire che una botte potesse diventare una stanza. Possa diventare un palazzo. 3 pianti. Un condominio. Condominio. Diciamo che i vini bianchi prendono i nomi dalle mie ragazze di casa, quindi le mie figlie, Lucrezia, Gaia e Veronica. Quindi i nomi gli è del proprio. Ho dedicato, sì. Anche se di vitigno, anche se in purezza, anche se di vitigno, lo hai detto in purezza. Hai detto tuo padre, no?